hanno bruciato la casa del mio Dio e lo hanno fatto i miei. Hanno portato via coloro che mi hanno donato il nome del mio Dio e lo hanno fatto i miei. Hanno portato via la loro casa e lo hanno fatto i miei. Hanno portato via i loro beni e la loro dignità e lo hanno fatto i miei. Hanno portato via la loro vita e lo hanno fatto i miei. Coloro che invocano il nome di quello stesso Dio hanno taciuto. Sì, lo hanno fatto i miei. Compianto che spesso la dolorosa vicinanza che sentiamo spesso e volentieri accanto al popolo ebraico espressa da tante parti è spontaneo, naturale, generoso anche, ma non basta. Occorre che le coscienze elaborino, diciamo, quei principi che furono infranti invece dal nazifascismo, quei principi che sono la base di ogni paese civile come il nostro oggi con la nostra Costituzione. E questo attraverso la riflessione, lo studio e l'insegnamento. Oggi dobbiamo parlare solamente di memoria. Gli ultimi testimoni stanno andando via e credo che è nostro dovere a questo punto proteggerli più che possibile, essergli vicini e soprattutto cercare di prendere il testimone fino a dove è possibile. The idea of the Jews being rounded up under the Pope's windows has been used over and over again because it's literally true. If he had gone to his windows, he could have seen the Jews being rounded up on the street below. Il Papa telefonò immediatamente al suo segretario di Stato, Cardinale Luigi Maglione, il quale convocò un incontro con l'ambasciatore tedesco al Vaticano, barone Ernst von Weizsäcker. During his meeting with the German ambassador to the Holy See, Cardinal Maglione asked that the arrests of these poor people, as he called them, be stopped. Pius XII made no public statement at that time. Due giorni dopo la razzia, 1013 ebrei romani furono portati alla stazione Tiburtina di Roma, dove furono caricati all'interno di carri bestiali. Suona per lui la tua arpa. Non ci sono più ebrei. Li hanno sterminati. Tutti. E noi dobbiamo comprendere che cosa sia Dio per noi. E dunque anche Jonas, come negli altri autori, mi pare di rintracciare infine questa enfasi che viene posta soprattutto sul bene come esercizio dell'intelligenza e sul male come abbandono della capacità di ragionare, la follia. Perché tutte queste persone sono state battezzate, erano cristiani che hanno fatto queste cose. Sono un esempio che il battesimo molte volte è superficiale, non porta da lì dentro e cambia il cuore dell'uomo, perché un uomo battezzato
come può uccidere? Disponetevi in cerchio intorno a me fino a formare un grande anello. Nonni, nonne, padri, madri, con i bambini in collo. Venite, ossa di ebrei ridotte in polvere e cenere. Alzatevi. Mostratevi. Venite tutti. Venite. Voglio vedervi. Voglio guardarvi. Voglio contemplare in silenzio il mio popolo massacrato. E canterò. Sì. Datemi l'arpa. Uomini, donne e bambini, fu strappato a viva forza dal calore delle loro case e inviato per un lungo viaggio ad Auschwitz. Ritornarono solo 14 uomini e una donna. Come il maggior numero dei civili mandati ad Auschwitz e negli altri campi di sterminio fatti funzionare in Polonia dal governo tedesco di quel tempo, essi erano ebrei e in questo caso particolare ebrei di Roma. Nei 5 anni intercorsi tra l'ottobre del 38 e l'ottobre del 1943, malgrado le restrizioni imposte dalle leggi razziali, nel Tempio di Roma furono celebrati 438 matrimoni, segno dell'importanza attribuita alla trasmissione dei valori della famiglia ebraica e della speranza riposta in giorni nuovi di felicità e di amore. Un episodio che è accaduto a una mia zia, che la mattina del 16 ottobre, mio zio era uscito la mattina presto su non so che cosa, e non sapeva nulla di quello che stava succedendo, e con la bambina, con l'unica figlia che aveva in quel momento, poi insomma gli altri, e stava andando a fare la spesa, ignara di tutto, e stava scendendo le scale di casa con la bambina, e nello stesso tempo, mentre scendeva le scale, i tedeschi stavano salendo per andare a prendere. Perciò questo, ecco, chiamiamola fortuna, chiamatela come volete, succedeva anche questo. Siamo riusciti a barcare il confine dall'Austria all'Italia perché alcuni amici di mio padre, che erano clienti poi di mio padre, che con cui vendeva questi famosi cappotti, ci hanno ospitato la prima volta vicino a Merano. I 3 condannati salirono insieme sulle loro seggiole. I 3 colli vennero introdotti contemporaneamente nei nodi scorsoi. Viva la libertà! Gridarono i 2 adulti. Il piccolo, lui taceva. Dov'è il buon Dio? Dov'è? Domandò qualcuno dietro di me. A un cenno del capo del campo, le 3 seggiole vennero tolte. Silenzio assoluto. All'orizzonte il sole tramontava. Scopritevi, urlò il capo del campo. La sua voce era rauca. Quanto a noi, noi piangevamo. Copritevi. Poi cominciò la sfilata. I 2 adulti non vivevano più. La lingua pendula e ingrossata, bluastra. Ma la 3ª corda non era immobile. Anche se lievemente il bambino viveva ancora. Più di una mezz'ora restò così, a lottare fra la vita e la morte, agonizzando sotto i nostri occhi. E noi dovevamo guardarlo bene in faccia. Era ancora vivo quando gli passai davanti. La lingua era ancora rossa, gli occhi non ancora spenti. Dietro di me udii il solito uomo domandare: «Dov'è dunque Dio?» E io sentivo in me una voce che gli rispondeva: «Dov'è? Eccolo, è appeso lì, a quella forma». Il giorno, il 25 luglio, lo ricordo come un giorno meraviglioso. Si strillava per le strade: «Abbasso Mussolini, vogliamo la libertà, vogliamo una vita serena». Ci credevamo, pensavo che fosse veramente la soluzione dei problemi che avevamo sofferto. Precedentemente, a 7 anni, a 8 anni, in quarta elementare, come ebreo non potetti più continuare a studiare con i miei compagni e fui espulso dalla scuola. Mio padre, amministratore giudiziario, fu espulso dal tribunale. Mio fratello, Arturo, che
e prestava servizio militare. Come allievo ufficiale fu scacciato dall'esercito. Ho qui la lettera buttata da mio nonno dal treno che fu deportato il 16 ottobre. La lettera è stata scritta lunedì mattina e dice: partiamo per la Germania, io, mia moglie e mio suocero. Partiamo con fortezza d'animo, certo la compagnia di mio suocero, anni 91, in quelle condizioni mi sgomenta. Fatevi forza come ce la facciamo noi. Un abbraccio a tutti, Lionello. Personalmente mi sono salvato perché un compagno di scuola di mia madre ci ha ceduto la casa e quindi la nostra famiglia si è salvata per questo. Sono un figlio di un sopravvissuto di Auschwitz. Mio padre era un uomo molto semplice e ultimamente l'ho capito, forse la sua semplicità l'ha salvato. E lui invece ai giovani ha raccontato, mio padre a me mi ha raccontato tutto con lo stesso stile di Benigni. A tavola ci raccontava tutto, io è come se fossi stata ad Auschwitz, perché so tutto. E quello che mi dispiace è che i deportati adesso raccontano meno di quello che hanno subito.